Da oggi Azione Politica, il progetto civico che ha come coordinatore Gianluca Zelli, è presente ufficialmente sull'Aquila. Roberto Sant'Angelo, consigliere comunale di L'Aquila Futura, sarà il responsabile locale del progetto, che punta ad allargare i suoi orizzonti, ma sempre con il centrodestra. Ho deciso di aderire in Azione Politica perché credo che in qualche modo rispecchi il percorso politico che abbiamo avviato in questi anni sul Comune dell'Aquila come la lista di appartenenza del sottoscritto di L'Aquila Futura. Ecco, immagino che lei, lavorando poi sul locale, punti anche ad altre adesioni. A livello comunale c'è qualcosa in pentola? Vedremo nei prossimi mesi, vedremo di costruire una squadra forte e coesa intorno a questo progetto regionale di Azione Politica. Nessun conflitto con Fabrizio Di Stefano, ha detto Zelli, e l'iniziativa del 7 all'Aurum a Pescara con le liste civiche, ma non parteciperò, Zelli è chiaro, avendo una strategia completamente diversa. Azione Politica è un movimento, non è una lista soltanto per le regionali, precisa. Le regionali andremo con il centrodestra, quindi stiamo lavorando per cercare di fare anche un po' da collante, essendo noi quelli un po' più liberi fondamentalmente dalla logica di partito. Questo è il bello di essere civici, quindi stiamo dialogando con tutti per cercare di andare alle elezioni come è giusto che sia in Abruzzo, cioè uniti all'interno del centrodestra. Nei prossimi mesi si punterà a nuove adesioni. Per il momento il gruppo di L'Aquila Futura, sottolinea Sant'Angelo, resterà al suo posto. Nei prossimi mesi si vedrà. Un movimento che ci rispecchia, ha detto anche Sant'Angelo, non è un semplice cartello elettorale Azione Politica. A breve sarà aperta anche una sede. In conferenza stampa presente anche Gianfranco Giuliante, dirigente della Lega oggi. La geografia dei movimenti civici in regione è in grande fermento. Fabrizio Di Stefano è molto attivo, ma ci sono anche Gerosolimo e Di Matteo con dei progetti civici. Siamo nel centrodestra, ha ribadito Zelli. Rimarremo anche dopo le regionali come movimento. Non è la nostra una semplice lista di scopo. Sui nomi siamo coscienti che non saremo noi a farli. Il nome più vicino a noi è ovviamente quello di Fabrizio Di Stefano, dice Nessuna Maretta. Il 7 all'Aurum ci sarà Di Stefano con le liste civiche, lei parteciperà? No, noi questa volta abbiamo scelto una strategia diversa, ma semplicemente per una questione di percorsi diversi. Noi continuiamo a lavorare sui territori, è una manifestazione giusta che condividiamo, però non è una nostra iniziativa. Quindi non c'è un po' di maretta? No, assolutamente no, assolutamente no. Siamo assolutamente allineati, andiamo d'accordo, tant'è vero che è stato usato il marchio che ci ha contraddistinto dall'inizio, che è Civiche per l'Abruzzo. È solo che chiaramente da questo momento, insomma, le civiche devono cominciare a ragionare con la propria testa, perché ognuno poi ha i suoi progetti, ha le sue. Ecco, noi oggi stiamo continuando a fare quello che proponiamo da sempre, cioè lavorare sui territori. Le altre due civiche fanno quello che ritengono più opportuno e quindi faranno questa manifestazione insieme a Fabrizio, che rimane assolutamente una persona che noi stimiamo e che cercheremo, insomma, con cui cercheremo di lavorare insieme. Ma quindi nessuna maretta, è solo strategie diverse in questa fase.